Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Questo è un video un po' particolare, no? Perché ho visto un canale che seguivo da un pochino di una ragazza che faceva, diciamo, gameplay, vlog, e mi allaccio a un discorso che ho già detto tante volte, ma che ogni tanto è giusto ripetere per ricordare queste persone che purtroppo hanno chiuso il canale o no, per ora non faranno più niente perché perdono la voglia di fare le cose e tutto. Quindi, ed è un peccato che tanti canali sono validi, piccolini, ma si stufano di caricare. Questo mio pensiero va verso questa gente che ha perso la voglia di farlo, che ha perso la voglia di provare e che non ha più nulla da dire su questa piattaforma. Questo mi dispiace, questa è una cosa che ci tengo a dire perché è sempre brutto quando noi con passione facciamo i video, non ci guadagniamo. È sempre brutto quando purtroppo due persone o tre, quattro chiudono, soprattutto perché magari poi le seguo io e anche se magari non commentavo mai, diciamo che insomma mi dispiace perché comunque YouTube è un modo anche per farsi delle chiacchierate, per conoscere gente nuova e così via. Quindi su quello nulla da dire. E quindi io ho questo video dedicato a quelli che si sono persi un po' per strada, che non sono più riusciti a rinnovarsi, perché poi alla fine si tratta di rinnovare, no? Che poi alla fine il nulla da dire in realtà è relativo, secondo me, è molto soggettivo. Perché io posso dire 100 cose ma non dirne nessuna. Invece posso dire una cosa però diretta a tutti. Questo canale, come lato anche dei videogiochi, anche se in qualità molto minore, quello lì è più un coso di cazzeggio. Questo canale invece è più appunto un canale dove tutti possono dire le cose, certo con una certa decenza, non a casaccio. E non vuole, al momento non è lasciato per strada. Magari faccio meno live, meno video, però non è completamente abbandonato a se stesso. Perché comunque continua a cercare, a ricercare cose da comunicarvi, continua a fare video che come questo, sui film, eccetera. Però io voglio comunque ricordare questi canali, almeno personalmente, che chiudere, ecco, tutti questi canali validi che si sono persi strada facendo nella lunga via di YouTube, nel lungo gioco di YouTube, nel lungo hobby di YouTube. Alcune volte si sono abbandonati, diciamo, perché non hanno più nulla da dire, si sono magari. Chi invece vuol chiudere perché ha dei problemi con altri o non si rispecchia più in questa community. E anche in passato sono stati molti altri che Big, anche mi sembra uno che ora non mi ricordo più chi, che aveva detto basta con questa community, allora lavora, però carica i video del suo lavoro sul suo canale, però ha voluto chiudere, anche lui aveva abbandonato un po'. Era successo anche un altro. Però quello era per le fesserie che diceva, aveva chiuso, ora l'aveva riaperto e così via. Quindi è un percorso alla fine, no? E non tutti hanno la stessa strada. Io non so dove porterà questa strada. Questa ragazza ha fatto oggi un vlog lunghissimo di un mese fa, io l'ho visto solo adesso, dove appunto diceva che lei ha perso entusiasmo a fare questa cosa, non ha più nulla da comunicare in più e veramente non sa se chiudeva adesso. È una cosa che mi aveva detto anche a me in privato, quando ci avevo chiesto di far parte del nostro gruppo privato di YouTube. Mi aveva comunicato questa scelta, rispettabilissima, senza dubbio. E lei parlava come io anni fa, e come lo disse anche io Toby, parlò di data di scadenza. Perché lei, come ha detto, e sono d'accordo, tutto ha un inizio, tutto ha inevitabilmente una fine. Chiunque finirà prima o poi su questa piattaforma, chiunque finirà. Chi lavorerà seriamente, quindi si sposterà, chi andrà su Twitch, chi chiuderà perché non lo so, magari c'ha i suoi incazzi, chi si sposa, chi giustamente si fa una famiglia, chi non lo so, chi si impegna, chi non ha più voglia e così via. Ma tutti noi, chiunque carica, tutti noi abbiamo una data di fine. Prima accettiamo questo fatto che possiamo noi, come quelli che i nostri preferiti, possiamo concludere la nostra avventura per varie cause su YouTube,
prima saremo, ci godremo quei video singoli che il nostro youtuber preferito caricherà. Perché se noi siamo convinti che noi viviamo i suoi video come se fosse l'ultimo, cioè come io, magari ad esempio faccio cose di Frusciante, io che seguo sempre, è come se mi godo quelle monografie, quelle cose che fa, come se fosse l'ultimo video che carica. Perché non sa mai, chiunque di noi ha una fine, cioè anche, forse anche per lui su YouTube, non si sa. E quindi bisogna vivere la visione di video del vostro YouTuber preferito come se fosse l'ultimo, come se non caricasse più niente, vivere, cogliere quell'attimo lì, secondo me. E questo è il problema, perché noi siamo convinti che il nostro YouTuber preferito caricheranno a vita video, caricheranno a vita video, faranno live a vita e così via. Però purtroppo non è così. Quindi la data di scadenza ce l'hanno tutti, chiunque su questa piattaforma serio ce l'ha, attenzione, serio ce l'ha. Chi cazzeggia invece ovviamente non avrà mai fine, perché lo userà a tempo morto quando non fa una mazza. E sì, purtroppo sì, chiunque di noi farà quella fine lì. Quindi lei diceva questa della data di scadenza e della mancanza di voglia. Ora io non so, fatemi sapere eventualmente nei commenti cosa ne pensate, se c'è uno youtuber che ha chiuso, che a voi è dispiaciuto o che non fa più video, perché può essere anche. Io per esempio c'era il signor Technocaos, grande youtuber, cioè a me piaceva da matti, come raccontava lui le clip, le cose di cronaca, annunciato, altro che Fuoco di Prometeo, che a me mi piaceva all'inizio. Ho il suo contatto su Skype perché comunque in radio lo invitai, forse c'ho ancora la puntata tanti anni fa, ma non contro lui, non ce l'ho contro lui, sinceramente non mi piace il suo modo di fare, non mi piace più. All'inizio era simpatico, molto divertente, mi piaceva vedere i suoi video, adesso mi piace l'inspiegabile, due di picche mi sembra, no, o Regina di Cuore, un altro canale così, Assi di Picche, molto bravi, molto bravi. E Tecnocaso, che è un grandissimo Tecnocaso, secondo me. Aveva un timbro di voce per fare quei video lì proprio. Lui chiuse il canale, praticamente non caricò più niente, decise di chiudere perché comunque lui lavorava, aveva trovato un lavoro in fabbrica, giustamente, e giustamente non aveva più tempo. Giustamente non aveva più tempo. Questo mi è dispiaciuto tantissimo, perché lui, la sua data di scadenza è arrivata 2 anni fa, a un anno fa, mi ricordo. Le ultime novità di questo qua appare nei commenti, che comunque ha anche dei problemi familiari. Ora, un grande abbraccio a questo youtuber. Però mi è dispiaciuto un botto, e io ero convinto che facesse video a vita, cioè invece no, all'improvviso ha smesso perché ha trovato lavoro. Altro youtuber che io forse però riprenderà, ma si chiama Antares, se non mi ricordo male, grande anche lui, mi piacevano tantissimo i suoi video di cultura, veramente un grande. Aveva trovato lavoro, anche lì arrivò la sua data di conclusione, perché anche qui adesso sì, posso riprendere, ha fatto un video, però non ha preso, perché lui lavora come tanti altri. E anche lì è arrivata la sua data di scadenza. Arrivò, mi sembra, dopo un anno. E anche lì, cavolo, mi dispiaceva davanti, perché comunque era uno youtuber interessante, che faceva delle cose interessanti, come Technocaos. Che comunque, ragazzi, comunque se vedete mai questo video, vi abbraccio fortissimo, comunque avete fatto dei video incredibili. Tecnocaos comunque raccontando omicidi, veramente in un modo terrificante che io gelavo. Non è che sono impressionabile, però li raccontavo in un modo che ti sembrava lì di essere, con effetti sonori, insomma, veramente ben fatti. E Antares con tante cose di cultura, le top 5 dei predatori, più super predatori, eccetera, eccetera. Veramente grande, grande cose. Poi ce ne saranno altri. E questa ragazza, che anche lei ha concluso il suo percorso. Quindi guardiamo i nostri youtuber preferiti come se fosse l'ultimo video che caricano. Perché, cioè, deve diventare per noi come per dire: cavolo, ha fatto, speriamo che non sia l'ultimo video. Sperare, questo è l'unica cosa per goderci appieno i youtuber nostri, quelli preferiti. Potete fare anche con me così, non lo so. Voi sapete che io più o meno carico tutti i giorni, abbastanza spesso, ma la data può arrivare anche a me, può arrivare anche per me domani, magari domani trovo un lavoro migliore, magari, che ne so, mi trasferisco, non
non so, magari, che ne so, mi stufo anch'io, vattene a pescare. E quando arriverà questo momento, si chiuderà. E i video rimarranno perché una traccia di me rimarrà sempre su YouTube. Però si è arrivata alla conclusione. Però quello che rimangono possono essere i rapporti. Ecco, i rapporti magari costruiti su YouTube, persone che ti stimano, quando tu ricevi 7, 8, 9, mi è capitato addirittura 3, una volta 34.000 like, non le like. Cioè gli attestati di stima, le persone che ti seguono, è la cosa anche più bella che ti motivano. Non di quei cazzoni che ti rompono, fanno gli haters, no? Fanno casino, no? Si creano 100.000 fake, no? Quelli non è neanche da considerare. La stima degli altri tuoi iscritti, anche se sono pochi, non è un grosso problema, è la cosa più bella. Ecco perché forse questa ragazza si è stufata perché vedeva che nonostante i suoi quasi 500 iscritti faceva 30 visual, chiaro che diciamo non era il massimo, però secondo me era contenta così, ha trovato le persone che la stimavano, molto intelligenti, però lei ha ricevuto così. Questo è il mio video, ragazzi, io spero che vi possa piacere, quindi concludo questo pranzo con un grande abbraccio a quei youtuber che non ci sono più sulla piattaforma, ma che comunque, almeno parlo per me, mi hanno lasciato qualcosina. Ricordo con affetto, pur non conoscendoli, con grande affetto, con grande stima anche da parte mia, perché fare determinati video ci vuole un culo così, ci vuole veramente un mazzo così e tanta voglia di fare. Quindi veramente un grande abbraccio a queste persone che ci hanno lasciato per strada, ma che nei loro iscritti, i miei compresero che ero loro iscritto, sono rimasti qua, impressi qui nella memoria, e che tante cose magari ci hanno insegnato, sempre qua. Sempre qui, nella nostra testa. Quindi, ragazzi, questo è il mio messaggio. Quando toccherà a me, perché prima o poi tocca a tutti, voglio stare nella mente anche di due o tre, e questo era perché questo sarà il modo per dare un messaggio, per dire sì, ho lasciato qualcosa anche lì, come hanno fatto quegli altri youtuber che vi ho detto prima. Comunque, questo mi piace ricordare questa cosa, assolutamente. Io spero vivamente che vi sia piaciuto questo video, un video forse vlog, non so neanche come dire. Però ragazzi, fate mente locale e se avete uno youtuber che vi è dispiaciuto perdere, come me, nel senso solo sulla piattaforma, poi per fortuna stanno bene, non sono morti, per fortuna. Però se vi è dispiaciuto perdere uno youtuber, scrivetemelo qua nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate. Un forte abbraccio ragazzi. Ciao.